Ciao a tutti Svapers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. Signori, l'avete letto il titolo, quindi non sto a divagarmi per le lunghe. Qui tra le mie mani ho i miei due Atom di guancia preferiti. Atom è molto generico, è vero, però questi sono i due Atom che a me, da quando li ho acquistati, hanno... Uno li ho utilizzati di più di tutti gli altri. Due mi hanno fatto letteralmente innamorare del tiro di guancia, quindi dell'MTL. Di conseguenza meritano sicuramente un plauso e anche mostrarveli qui. Hanno veramente una completezza in tutto e per tutto che è clamorosa. Allora, partiamo dal presupposto che l'acquisto dei due Atom, uno l'ho comprato io, uno l'ho comprato da un mio amico. E devo dire che mi ci sto trovando con tutti e due molto molto bene. Il primo che ho acquistato, che mi ha fatto voler acquistare il secondo, della The Vaping Gentleman Club, il 900. Vi danno, a parte questa meravigliosa porta atomizzatore con porta campane incluse, all'interno vi danno anche il vetrino, quello in ultem, un altro vetrino di ricambio, VTOR più le corde che sono quelle che si andranno a utilizzare nel caso si utilizzi l'atomizzatore in versione RDTA. Ma se voi invece volete potete tranquillamente usarlo come un classico Atom BF. Io lo sto utilizzando con la configurazione proprio da RDTA. Le due campane aggiuntive sono queste. Attualmente io adesso vi faccio vedere le differenze tra le campane. Questa è la prima. La seconda. Si notano delle differenze. Diciamo che questa è smussata, questa dei dentelli. E la terza che è una via di mezzo, dei dentelli non molto pronunciati, leggermente svasata ma non arrotondata. Ed è secondo me uno dei migliori Atom che attualmente ci sia ancora in produzione. Le cifre vanno all'incirca, per questo io l'ho pagato, se non ricordo mai, io l'ho preso usato, però nuovo mi sembra che costi sui 170-150 euro. Merita questi soldi? Sì, per tutto quello che vi danno, se sentite rumore al cane, l'anellino per andare a metterlo e adattarlo, il deck molto molto semplice e basic da rigenerare, quindi secondo me è tanta roba. In più abbiamo il loro logo sul vetrino. La cosa bella è proprio poterlo utilizzare in RTA. Io ho messo invece delle corde, se volete acquistarli a parte, ci sono insieme al kit per portarlo in RDTA, che non è incluso in questo caso, ma ha un costo aggiuntivo di 30 euro, dei nuovi, chiamiamoli tubicini, ecco, che sembrano un po' dei tubicini, per andare a portare il liquido, che sono leggermente più reattivi rispetto alle corde, secondo me. Quindi avete con 150 euro, con l'aggiunta, nel caso volete anche la parte RDTA, un costo di 170, se teoricamente è giusto, avete un atomizzatore che secondo me è ancora tra i migliori. È già uscito da un 2-3 annetti, quindi ha già la sua età, ma vi danno tanta di quella roba, ragazzi, che è impossibile non giustificarne il prezzo. Mi piace molto perché potete scegliere la tipologia di tiro che più preferite, ossia arioso, contrastato, eccetera eccetera, oppure se vi piace il BF, perché no, utilizzandolo in BF. E il secondo, avrete già capito di che Atom sto parlando, ovviamente della seconda creazione che ho acquistato, in questo caso io, di un RTA, sempre di The Vaping Gentleman Club, che è il Millennium. Anche qui il costo siamo all'incirca su quelle cifre, 170 euro all'incirca, ma qui ragazzi abbiamo veramente anche qui tanta roba. Allora, oltre ad avere il nostro Atom, eccolo qui, come vedete una bella capacità con il vetrino, campana al suo interno, sostituibile con altre due campane, una acquistabile in separata sede, che è quella che ho montato io. E inoltre abbiamo l'innesto a baionetta. A che cosa serve l'innesto a baionetta? Se noi andiamo a steccare o comunque a voler cambiare il cotone ma tenere lo stesso liquido, possiamo tranquillamente capottare il nostro atomizzatore, aspettare che tutto il liquido scenda dalla parte bassa alla parte alta, girare e portare in linea la baionetta, come in questo caso, si vede un po' poco,
E una volta che la baionetta è in linea, nella nostra campana andiamo a alzare. E andiamo direttamente a un deck che è molto simile a quello del 900, solo che è stato ribassato. E possiamo andare a cambiare il cotone o magari la coil per apprezzare il nostro liquido in maniera differente. Una volta che l'abbiamo fatto, non dobbiamo far altro che reinserire all'interno, vedere che sia ben chiuso e poi rigirare. Ovviamente possiamo scegliere se aprire o chiudere il refill a seconda di come gradite. E anche qui abbiamo la possibilità di avere ovviamente il nostro vetrino di ricambio con tanto di OR, le due campane aggiuntive che cambiano non solo esternamente ma anche all'interno, perché sono tutte e tre diverse. L'interno elicoidale che va totalmente a dare un altro sapore al vostro liquido. Questa che è totalmente semplice, liscia ed esternamente con lo smusso arrotondato. In questo caso abbiamo uno smusso a 45 gradi più la parte liquidale all'interno. Ragazzi, questo io lo adoro perché potete svaparvi tutte le miriadi di tabacchi che volete. Ciao Morina, bacino, grazie. Tutte le miriadi di tabacco che volete con campane totalmente diverse. Quella che ho montato io comunque ha una gola smussata. E io ci sto apprezzando tantissimi tabacchi. Quando devo andare in giro da qualche parte e voglio gustarmi un tabacco come si deve, metto o il 900 o il Millennium. Le scelte sono due. Ragazzuoli, io spero che il video vi sia piaciuto. Spero di aver detto le cose corrette perché non mi sento ancora un massimo esperto dell'MTL. Ma spero che apprezziate questo video. Nel caso fosse così, lasciatemi un bel mi piace, condividete il video, condividete anche il canale, scrivetemi qui sotto nei commenti quali sono i vostri atomizzatori da guancia preferiti, massimo due. E io vi dico che dal mio angolo dello svap è tutto, il vostro DJ Vise conclude, quindi va a dirvi... Mandi Fantas. E ora dello svap, siamo entrati nel mio angolo dello svap, come sempre c'è il vostro... Ok capo, è il mio angolo dello svapo. Liquidi recensioni in questa roba sono il ciapo. Sto in fissa con il Mandi più di sapo per la lean. Sbuffo più di un drago in quanta tecnica Bruce Lee. DK700 sul tubo fatto centro. E questa non è Sparta ma i VAT sono 300. I live anche su Twitch, regalami una sub. Facciamo quattro chiacchiere, sia il doppio dei puff. La mia ex era una troia tossica bionda. Adesso svapo Vinci Royal, nubi fino a notte fonda. Collezionava i pod, adesso switch o pod. Mixa aromi dai sapori intensi, alcuni un po' più densi, è il flow. Signori! È così big che ha con me, mi dice man. Hai due polmoni d'acciaio, Superman. Con la barba multicolor, i drip tip in oro. Rubano i contenuti e li fanno sembrare loro.